Benvenuti in questa nuova puntata, io sono Federico Lonzoni, fondatore di Tartor Road, azienda di educazione finanziaria rivolta ai giovani che insegna come risparmiare, come investire e qual è la psicologia vincente sui mercati finanziari. Oggi è la giornata mondiale delle tartarughe, quindi auguri a tutti noi, dopo che ieri abbiamo vissuto la giornata mondiale del Bitcoin Pizza Day, oggi è la giornata mondiale delle tartarughe, quindi due giorni abbastanza intensi di festa per noi. A parte gli scherzi, ragazzi, iniziamo con la puntata. Fatemi sapere se questo microfono si sente meglio rispetto a quelli precedenti, ditemi un po' qual è il migliore. In ogni caso, Bitcoin, siamo ancora, ragazzi, sulla stessa barca, cioè non è veramente cambiato niente. Dopo un weekend praticamente piatto, con volumi inesistenti, anche se abbiamo fatto delle candele che ci hanno portato complessivamente dai 29k ai 30k, ora siamo ancora lì e siamo ancora ai 30k, nonostante le borse americane comunque oggi abbiano fatto un leggero rimbalzo, comunque abbiano dimostrato un leggerissimo segno di forza. Ovviamente anche qui è ancora presto per tirare facili conclusioni. Quindi, come mai Bitcoin ha fatto così tanto fatica nonostante il dollaro sia sceso, le borse americane stiano salendo? Perché, ragazzi, purtroppo la fiducia all'interno del mercato cripto, a mio parere, si è andata un po' a perdere. Mancano effettivamente gli investitori retail e, per quanto è adesso il grado di rischio per investire in criptovalute e ovviamente in Bitcoin e in altre cripto, le persone preferiscono andare su altri asset o semplicemente rimanere liquidi o evitare comunque la sezione cripto. Quindi, a mio parere, al momento noteremo un maggior distaccamento dalle performance di Bitcoin con quelle degli indici americani, nel senso, se l'S&P 500 o il Nasdaq salgono, non è detto che Bitcoin debba salire. Se invece quelli lì scendono, Bitcoin scenderà. Quindi, perché accade questo? Perché attualmente è un asset estremamente debole Bitcoin, e lo notiamo anche, ragazzi, dalle 9 candele settimanali rossi di fila, cioè non ha neanche la forza. Vabbè che è ancora lunedì, è presto, però anche qui, se davvero 9 candele settimanali rossi, insomma, inizia a essere molto pesante la cosa. Già siamo in una situazione di estremo ipervenduto, però proprio si nota l'estremo periodo di difficoltà per quanto riguarda Bitcoin. Ovviamente non durerà per sempre, sappiamo che le cripto, Bitcoin, così vanno a cicli. Ora è il momento di ritornare a piano piano riacquisire fiducia, riacquisire forza. Ci vorrà un po' di tempo. Infatti, come possiamo vedere, se andiamo sul settimanale, siamo entrati nella zona verde delle bande logaritmiche, no? Quindi questa zona qui, vedete che non è che una volta che ci entra sale su subito, ma cioè una volta che c'è entrato sono passati praticamente 2 anni, l'ultima volta per uscirne nel 2014-2015 idem, siamo usciti poi nel 2017, anche qua nel 2011, poi siamo usciti nel 2013, quindi ci vorrà tempo. Ora non siamo, a mio parere, arrivati nel momento, cioè il minimo effettivamente non è ancora certo di averlo trovato, cioè non è purtroppo ovvio che magari uno che guarderà questo video tra un po' dirà cioè, ragazzi, purtroppo non è ancora detto che questo sia il minimo per questo bear market, cioè non è detto che da qui poi effettivamente è tutta una salita, perché ci sono dei livelli che ancora molto importanti non sono stati toccati, come per esempio la media 200 sul settimanale, e sappiamo che ogni volta che Bitcoin va in bear market va a toccare la media 200 sul settimanale, ogni volta buca la media 100, come ha fatto qua, qua e qua, va a toccare poi la media 200 sul settimanale, quindi viene difficile pensare che quello sia stato il bottom. Magari bottom di valore, ma bottom effettivo no, perché non c'è stato quel tocco sulla media 200 che è il chiaro segnale di bottom. Quindi la chiarezza per quanto riguarda un minimo non l'abbiamo ancora trovata, quindi io potrei dirvi tranquillamente che si può scendere ulteriormente. A mio parere non si va a 10k, non si va a 12k, non si va a 5k, scordatevi quelle cavolate lì da bar, da super bearish che si dicano da oratorio, assolutamente no. Per me terremo addirittura anche i 20k, salvo implosioni, esplosioni, quello che è nel mondo tradizionale, salvo guerre. Allora,
Per me staremo ancora all'interno di questo range, o comunque io mi aspetto in questo momento un leggero rimbalzo per quanto riguarda Bitcoin, con almeno un retest dalla media 21 sul settimanale, dato che cioè anche in bear market vedete che comunque dei pump ci sono. Guardate qua, bear market del 2018, dei pump li fa, da qua a qua ha fatto il più 100%, da qua a qua ha fatto il più 50%, da qua a qua ha fatto il 40%, quindi dei pump li fa anche in bear market. Perciò anche qui guardate qua, downtrend, ma comunque fa una sorta di rimbalzo per andare su. Cioè non aspettatevi che adesso tutto da qua a fine anno Bitcoin fa solamente così, cioè è veramente da è stupidi pensare a una roba del genere. Quindi io mi aspetto in questo momento una sorta di rimbalzo da parte di Bitcoin, che vada a retestare quelle medie importanti come resistenze ovviamente che sono adesso per Bitcoin, come può essere la media 21 sul settimanale, la media 200 sul giornaliero, quindi magari retestare zona 36, 37, 38, 39k, se ci fa anche il regalo 40k, dipende un po', comunque ci vuole tempo in questo momento. Io mi aspetterei questo rimbalzino, che però poi appunto si tratta semplicemente di un rimbalzo dal gatto morto. Però ripeto, non per questo io vado a fare il ragionamento: ah ok, allora se fa il rimbalzo del gatto morto vendo tutto e poi lo ricompro dopo, perché metti che non succede, ragazzi, non siamo stupidi, ok? Non siate stupidi. Per quanto riguarda breve termine, siamo fermi all'interno di questo box su 4 ore, lo vedete molto bene, e stiamo lateralizzando e vediamo un po'. Certo, uno potrebbe dire che siamo anche in un canale crescente, ok, uno può farlo, può vederlo così, ci sono tanti modi per vedere un po', quindi è una lateralizzazione tendente verso l'alto, vediamo se riusciamo a bucare e uscire da 30.800, insomma 31.000 dollari, vediamo se abbiamo la forza di superare, arrivare in zona 32.000 dollari. A mio parere riusciremo, ok, da vedo che comunque i mercati tradizionali hanno forza, oggi hanno aperto bene, magari anche questa settimana fanno 1, 2, 3 settimane rosse, per poi però purtroppo, a meno che non cambi qualcosa a livello macroeconomico, l'inflazione cali eccetera eccetera, io difficilmente vedo un 2022 positivo per come si sono messe le cose a livello macroeconomico. Abbiamo l'inflazione stralta, che l'unico modo per farla abbassare è aumentare i tassi di interesse, causare recessione, cioè le aziende non aspettatevi le trimestrali che usciranno da parte delle società positive, quindi la vedo difficile che intanto Bitcoin è sceso sotto i 30k addirittura, quindi boh, io però la vedo anche qua, cioè prima o poi farà sto cacchio di rimbalzo, non potrà sempre scendere. Aspettiamo, a mio parere 1, 2, 3 settimane verdi le potrà fare anche Bitcoin, però purtroppo la situazione rimane estremamente delicata, estremamente fragile per quanto riguarda Bitcoin. In ogni caso, se comunque facciamo sempre un po' di zoom all'indietro, sarà un lungo periodo, ok? Ci vorrà ancora un pochettino e la tempesta, cioè tempesta, diciamo la noia, ok? Non è ancora terminata a mio parere. La dominance oggi si sta un po' abbassando, ma ripeto, la dominance qui è destinata a salire, ok? La dominance è destinata a salire, la dominance salirà, non può far altro. Bitcoin, anche se bearish e anche se bullish, tende a salire lo stesso la dominance. Perché? Perché veniamo da un momento bearish e Bitcoin per salire deve prendere forza, quindi aumentare dominance, e se deve scendere, capitolare, la dominance prende forza perché Bitcoin è l'asset più sicuro all'interno del mondo cripto. Volete diventare ricchi? No, io non voglio investire in Bitcoin perché sennò non divento ricco. Amen, corri dei rischi più alti. Per me la prima regola per quanto riguarda l'investimento è salvaguardare il portafoglio più che fare dei rendimenti alti. Ragazzi, purtroppo il mondo degli investimenti vi fa diventare ricchi, ma non in un anno. Per quello, ragazzi, dovete costruire una startup, un'impresa, un'azienda, venderla dopo un anno e create un prodotto magnifico. Cioè, non potete fare il per mille così, soprattutto poi adesso il per mille non lo fate. Quindi, a mio parere, preservare il capitale in questa fase di mercato è fondamentale. E niente, ok, questo mi sembra di aver detto tutto. Domani riaprono le iscrizioni per la Tana Tartaruga del mese di giugno, quindi domani io vi aspetto che riapriranno
le iscrizioni, molto molto importante. Prima di salutarci leggiamo anche un po' le notizie che ho condiviso sul gruppo Telegram gratuito Tartorod. Ah ragazzi, c'è sto bonus qua incredibile di 200 euro con Actio. Dovete cliccare il link che trovate qui nel gruppo o anche direttamente nel gruppo Tartorod Bonus, completare che KYC e depositare 55 euro nell'app e poi fare i passi che vi sono detti qua e riceverete un bonus che va fino a 200 euro, molto simile a quello di Trade Republic di qualche settimana fa, che adesso non è più valido. Però questa promo è molto allettante, fate velocemente perché come quella di Trade Republic poi finisce, tanti non l'hanno fatta. Io personalmente ho guadagnato 20 euro, l'ho fatto stamattina, e ho visto anche altre persone che sono riuscite a guadagnare 50, 80, 100 euro, ovviamente anche chi 10, però ci vuole 10 minuti per registrarsi, faccio 10 euro in 10 minuti, tu mi stai dicendo che in un'ora fai più di 60 euro all'ora? Grande, però quindi io personalmente soldi così gratis li accetto volentieri. Ci sono anche, se avete problemi con l'anagrafe, andate qui, tutto spiegato nel gruppo e troverete le vostre risposte. Quindi, io direi che per questa puntata è tutto, noi ci vediamo alla prossima. Purtroppo la situazione per quanto riguarda Bitcoin è quella che è, aspettiamo un segnale di forza, ma purtroppo tarda ad arrivare in questo momento. Ragazzi, sarà un periodo abbastanza lungo anche per quanto riguarda i contenuti all'interno del canale. Ora vedrete, iniziate a vedere dei contenuti diversi, più tipo come quello che ho fatto ieri, dove vi parlavo magari più di Bitcoin a livello di valore effettivo, tecnico. Quindi andremo a fare video diversi, non magari incentrati sull'analisi, dato che analisi tecnica purtroppo c'è poco da fare. Cioè, in una situazione del genere Bitcoin non dico che sia morto, ma ci sono i volumi che sono bassi, non se lo calcola più nessuno, inizia a diventare anche un po' difficile creare contenuti nuovi. Cioè, nel senso, alla fine da quanti giorni siamo su questo livello? Dall'11 maggio. Cioè, non voglio dire che dal 9 maggio ad oggi non sia cambiato nulla, però il prezzo è rimasto lo stesso, ha fatto un po' di price action, ma alla fine sta lateralizzando, quindi non è cambiato assolutamente nulla e purtroppo cose nuove non ce ne sono. Vediamo appena inizia a dimostrare un po' di forza. Per me, ripeto, c'è la possibilità che faccia sto cacchio di rimbalzo, cioè non è che può sempre crollare in questa maniera, però deve iniziare a dimostrare forza, ok? Vediamo anche le candele Kinashi, sembrano essersi un attimo attenuate. Secondo me c'è la possibilità di vedere una sorta di rimbalzo. 9 candele rosse comunque settimane di fila fanno veramente veramente tanto 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 senso. Ciao ragazzi, scusate, non vi ho condiviso lo schermo, adesso lo vedrete. Noi ci vediamo alla prossima, ciao.